sarebbe davvero finita tra Maddalena Genea e Philippe Plaine. La storia d'amore tra lo stilista teutonico e la bella attrice e modella che ha illuminato con il suo fascino l'ultimo festival di Sanremo sembrava destinata ad arrivare addirittura all'altare. Invece, dopo l'eliminazione di molte delle loro foto romantiche dai rispettivi profili social, arriva un altro indizio che lascia pochi dubbi sulla loro rottura definitiva dopo meno di 2 mesi, ormai. La Genea ha infatti deciso di cancellare il tatuaggio con il nome Philip che si era fatta realizzare sul collo, a suggello del loro amore. Eliminati anche i 2 piccoli segni a forma di anello sull'indice e sull'anulare della mano sinistra, identici a quelli che si è fatto tatuare lo stesso Plaine. L'episodio è documentato in un video che la stessa Maddalena ha pubblicato su Instagram. La splendida rumena mostra con orgoglio il cerotto lasciato là dove i tattoo sono stati cancellati e ringrazia il medico, guarda caso, omonimo di Plaine. Le persone dovrebbero pensarci bene prima di farsi un tatuaggio. Proprio come la sbornia è peggiore della festa, è più difficile e costoso liberarsi di un tatuaggio che farne uno. Grazie al mio super Philip Dr. Gary Lask. Credo che non sia stato facile rimuovere il tuo nome dal mio collo. Solo qualche settimana fa, la Genea aveva espresso il desiderio di lasciare i social network per un po'. La motivazione. Troppo odio. Evidentemente stanca di commenti ed eventuali maldicenze sulla sua crisi con il compagno, la musa di Carlo Conti e Paolo Sorrentino, come dimenticare la sua fulminea apparizione in Fla Giovinezza? Ha scelto di prendersi una pausa di riflessione dal web, che però è durata davvero poco. I tatuaggi identici che Maddalena e Philip si erano fatti incidere all'inizio della loro storia d'amore. Gli amori finiti di Maddalena Genea. In attesa di una conferma ufficiale sulla sua separazione da Plaine, praticamente a un passo dalle nozze, facciamo un bilancio sulla turbolenta vita sentimentale della sensuale 27enne. In principio fu Kevin Prince Boateng, attuale compagno di Melissa Satta. Poi, venne il turno di Gerard Butler. Con il divo olivodiano Maddalena ebbe una lunga e intensa relazione finita nel 2013. Infine, è stata legata all'attore e sex symbol Michael Fassbender, una storia conclusa sia a inizio 2014 e per la quale ha raccontato di aver sofferto molto. Si mormora anche di flirt con i nostri Giulio Berruti e Marco Borriello. Ora che è tornata nuovamente single, c'è da scommettere che non passerà molto tempo prima che nuovi corteggiatori si facciano avanti. Chi se ne frega.